Con questa prima lezione vi presentiamo una serie di video che vogliono in qualche modo aiutare i docenti, gli educatori o tutti coloro che in qualche modo utilizzano il computer per il recupero didattico, le attività didattiche, ma anche i genitori, in modo tale che possano avvicinarsi a questa nuova tecnologia nel modo più semplice e diretto possibile. Io sono Vincenzo Riccio e tutte queste slide e queste proposte di tipo multimediale sono poi all'interno del sito fantasiaweb.it. Utilizzeremo una doppia strategia: da una parte un'illustrazione a schede come quella che qui voi vedete, e poi abbiniamo direttamente una serie di attività e di procedure che passano direttamente tramite appunto internet. In questa prima slide vi vogliamo presentare la procedura che permette di scaricare dal sito internet un programma, programmi che poi possono essere direttamente scaricati sul vostro computer. La procedura è abbastanza semplice e prevede una serie di passaggi che qui sono descritti nel dettaglio. La prima cosa è collegarsi chiaramente con il dominio, questo presuppone che uno abbia un collegamento internet, dopodiché si deve digitare nell'indirizzo il dominio di riferimento. Il dominio sarebbe il sito a cui si vuole accedere per scaricare i programmi. Si cerca poi all'interno del sito il programma da scaricare. Si fa clic sul pulsante che porta la scritta download, che significa appunto scaricare. Si salva il programma sul proprio computer anziché installarlo e infine si installa il programma. Vediamo in animazione quello che succede. Quindi la prima fase è che appunto ci sia un interesse per collegarsi con un computer remoto, quindi un altro sito, un altro server, un'altra persona, diciamo, e si digiti sul proprio computer l'indirizzo a cui ci si vuole collegare. Ogni sito ha un suo indirizzo, in questo caso utilizziamo Aiutamici perché è un portale che presenta una serie di programmi molto, molto utili e tutti gratuiti. Fatto questo, chiaramente parte la richiesta nel mondo di internet che va a cercare questo indirizzo nelle migliaia e milioni di siti esistenti. Eccolo qui. Quindi fa questa ricerca a livello di tutto il mondo. Una volta che lo ha individuato, ecco, apre quello specifico sito, appunto, Aiutamici. Una volta che questo è stato fatto, si passa alla ricerca di che cosa all'interno del sito individuato, del programma che vogliamo scaricare. In questo caso è un programma che ci permette di copiare dallo schermo qualunque figura, qualunque immagine in modo molto semplice. Sotto c'è scritto chiaramente download. A questo punto che cosa bisogna fare? Dal computer si deve andare con il mouse con la freccetta sulla scritta download e ci si deve cliccare sopra due volte velocemente. A questo punto parte il download. Il download cosa prevede? Prevede che da il sito con cui ci siamo collegati parta che cosa? La risposta e l'invio al computer che ne ha fatto richiesta, quindi al nostro computer, di che cosa? Di tutto il materiale, quindi, necessario per avere il programma. Quindi vengono inviati una serie di dati, computer che c'è dei dati, invia questi dati al nostro computer che li riceve. Questi dati che cosa rappresentano? Rappresentano per l'appunto il programma che via via viene scaricato sul nostro computer. Quindi queste sono le fasi pratiche, schematiche che vengono seguite. Il programma che viene scaricato deve essere poi salvato all'interno del nostro computer. Da notare che cosa? Che quando si scarica un programma sul nostro computer, questo per lo più è un programma zippato, si dice, cioè compresso. Quindi una volta che uno lo ha salvato,
poi deve andare nella cartella dove l'ha salvato e lo deve decomprimere. Poi questo sarà oggetto di un'altra lezione. A questo punto passiamo a vedere praticamente come questo avviene. Quindi la prima fase da fare è andare ad aprire un browser, cioè un programma che permette di visualizzare che cosa? Le pagine internet. In questo caso abbiamo aperto il browser Windows Internet Explorer. Nella parte dell'indirizzo si deve scrivere il nome del dominio. Il dominio sarebbe il sito che si vuole aprire. In questo caso è aiutamici.it. Si dà l'invio e apre il sito di riferimento. In questo caso, appunto, stiamo utilizzando questo sito, ma va bene qualunque altro sito che contiene programmi da scaricare. Questo lo consiglio perché è un sito che ha una serie di vantaggi rispetto allo scaricare i programmi. Quindi, tra tutte le proposte che ci sono, poi uno se le può guardare, dobbiamo cliccare sul pulsante Soft. Una volta che abbiamo cliccato, ecco, qui ci dà in ordine per area, diviso per area, tutta una serie di programmi. A seconda delle nostre necessità, clicchiamo sull'area che ci interessa. In questo caso clicchiamo su grafica, per continuare l'esempio che abbiamo fatto, e su cattura schermo. Vedete? A questo punto, sulla destra, appaiono tutti i programmi che sono disponibili e che si possono scaricare. Qui ne propone due. Uno, GEDWIN Print Screen, che è un programma di fotografia praticamente che fotografa lo schermo. E poi quello che ci interessa è questo Fast Stone Capture, che è un programma molto molto interattivo e molto utile per copiare immagini, figure o parte di questa. Notate che in questo tipo di portale trovate anche una scheda, quindi cliccate sulla scheda per capire di che si tratta e potete leggere tutte le caratteristiche del programma. Vedete? Ci sono tutti i passaggi che vanno seguiti per poter attuare il download, ma allo stesso tempo vi spiega anche un po' di che si tratta, quindi potete avere una migliore nozione del programma che state per installare sul vostro computer. Quindi, prima di installare, vi conviene dare un'occhiata appunto alla scheda descrittiva delle diverse fasi. A questo punto, voi vedete qui c'è scritto download e vi dice dove cliccare. Vedete, passando sopra diventa manina e quindi significa questo è il punto dove cliccare per fare il download. Notate che a destra vi dice le caratteristiche riepilogative che il programma è in lingua inglese e si può utilizzare per SO, significa sistema operativi, dal 98 che sarebbe il primo Windows praticamente fino all'ultimo Win 7, quindi significa che è compatibile con tutti questi software, sistemi operativi Windows, quindi non c'è nessun problema. A questo punto si deve cliccare sul download e appare una schermata che può essere diversa però a seconda del sito dove ci si collega per scaricare il tutto. Notate importantissimo qui sopra, guardate che cosa è successo. Qui sopra mi dice che per facilitare la sicurezza è stato bloccato il download del file del sito, che vuol dire che di solito quando si scarica, se nel computer c'è un antivirus o una protezione, blocca i programmi e vi chiede l'autorizzazione a farlo. Quindi dovete cliccare a questo punto qui, fare clic per le opzioni e dare l'ok. Sì, scarica il file. Questo è fondamentale perché se voi non lo fate, praticamente non riuscite a scaricare nulla. Quindi guardate in alto per capire come dovete procedere. A questo punto si apre la sessione dove appunto che c'è di fare tutta una serie di legato particolare. Vedete, qui mi chiede lo vuoi aprire o lo vuoi salvare? Voi dovete fare sempre salva. A questo punto dovete decidere dove salvarlo. Il mio consiglio è che se a sinistra vedete che già c'è una cartella, in questo caso download, che sta apposta per scaricare, usate questa. Se non ci dovesse essere,
Voi questa cartella ve la create andando su Nuovo. Dove la create? O direttamente sul desktop o in documenti. Quindi decidete se la creo nel desktop, già ci sono, e a questo punto faccio desktop, vedete appare qui su, e faccio nuova cartella che chiamo sempre download. Una volta che l'ho fatta, la apro. Vedete, qui mi dice dove mi trovo e faccio salva. A questo punto praticamente il programma è stato salvato. Posso chiudere, vado ad aprire che cosa? La cartella dove ho salvato, quindi qui posso chiudere. Questo lo metto in attesa e vado a cercare su desktop la cartella che ho appena realizzata. Eccola qui, download. Ci clicco sopra. Ecco qui, vedete il file che ho scaricato è zippato, c'è scritto anche. A questo punto che devo fare? Ci clicco sopra. Vedete, io ho questo programma per dezippare che ho scaricato sempre da Aiutamici. Voi lo potete trovare, che è un programma molto semplice, è in italiano e gratuito. Quindi fate estrai. Lui a questo punto mette quello che viene estratto in una cartella. Voi continuate, fate estrai. Una volta che ha finito, appare la cartella dove è stato salvato e dezippato. Eccolo qui, vedete? Quindi nella cartella trovate sempre il file ancora compresso e la cartella dove il file è stato dezippato. D'accordo? A questo punto non resta che cliccare qui sopra due volte. Vedete, parte il programma per la installazione. Non vi resta che fare next, segui. Oh, agree significa ok, vai avanti, ti dice dove lo installa che va bene, eccetera, eccetera. Qui ci sono delle problematiche legate al fatto che il programma già è installato, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto ho installato tutto, vedete, faccio finish. Questo segnetto significa run fast on capture, che appena chiudo avvia automaticamente questo programma. Quindi il percorso è stato completato. Questo è il programma di cui vi parlavo che poi vedremo nel particolare, che sarebbe appunto Fast On Capture, che è un programma per catturare le cose sullo schermo. Questa prima lezione è finita e potete trovare successivamente la continuazione di questo per una più attenta valutazione.